Salve, siamo tornati alla piscina comprensoriale di Agordo con Giorgio De Nardin. Buongiorno lassù. Buongiorno. Qua giù con Cristina Cristiana Carazzani. Cristiana, buongiorno. Non chiamatemi Cristina. Poi risaliamo ancora un po' fino a Roberto Broglio. Sai, nelle mie frequentazioni della piscina mi è capitato di tutto. Sì. Mi è capitato di sentire sapore di sale. Poi, sapore di mare. Mi è capitato di sentire musica classica. Sì. Ma arrivare alle 10 di mattina in piscina ad Agordo e sentire gli AC/DC mi ha fatto un effetto. Chi è l'autore di questa meravigliosa scelta da sperimentare, Cristiana? Ma beh, in acqua, diciamo, adesso come istruttore c'era Anna Maria. Mm-hmm. Sta lavorando con i ragazzi di Società Nuova che e salutiamo. Quindi certo, e quindi noi ci carichiamo così, sai, noi se non siamo un po' folli non li vogliamo. Gran scelta gli AC/DC. sì. Ci parli un po' degli AC/DC? Ci racconti un po' la storia di questo gruppo? Io se vuoi ti parlo un po' del nuoto. Giorgio, sapevo che non sapeva, figurati, è una ragazzina, non conosce esatto. I fratelli Young. Tu cosa sai degli AC/DC? Ma io so molto poco. No. Io so molto poco. No. Roberto, ultima speranza. Calzoni corti. Io so dei calzoni corti. Perfetto. Del grande Angus Young. E arrivano da? Stati Uniti. Australia. Australia. Bene, allora parliamo di piscina, che è meglio. Che è meglio. Siamo alla piscina di Agordo per parlare della piscina. Ho visto che avete dei nuovi orari. Sì. Ho visto bene o ci ho visto male? Sì, abbiamo dei nuovi orari che abbiamo lanciato questa settimana praticamente. Abbiamo aumentato di 2 ore il pomeriggio del lunedì, aggiungendo dalle 4 alle 6. E poi, in grande novità, dalle 7 del mattino c'è questa apertura fino alle 15 praticamente, il mercoledì mattina. Perché si viene in piscina, Cristiana, alle 7 del mattino anziché fare colazione con cornetto e brioche? Intanto e perché cappuccino. Noi siamo simpatici e quindi venire qua tira su un po' il morale. Perfetto. Sì. E poi perché insomma una bella nuotata, una scarica di endorfine, vai di energia e si sopporta meglio la giornata lavorativa. Troviamo d'accordo anche Giorgio De Nardin su questa teoria cristianiana? Sì, perfettamente d'accordo io sono, anche perché sono qua io la mattina e quindi esatto. Vedo questa gente arrivare e viene con voglia. Mercoledì sono arrivati degli utenti con voglia proprio di nuotare, hanno nuotato fino alle 8, ma non si può, cioè non si deve per forza solo nuotare, ci si può anche rilassare, anche fare altri esercizi, abbiamo il tapirulan, abbiamo la ciclette, quindi possono fare un po' quello che vogliono. Che bello, che bello. Cristiana, sono partiti sì. Anche i corsi, siete in piena attività ormai dal 9 di ottobre? Sì, da prima siamo 16, partiti, prima. Sì, da metà fine settembre sono partiti i corsi, adesso siamo a pieno regime, quindi bene, dai, siamo molto contenti. Quali sono le attività che si fanno in piscina, Roberto? Beh, abbiamo il nuoto, che è un'attività ovviamente la scuola nuoto, quindi bambini e adulti che devono imparare, baby e babissimi che partono dall'età dell'anno e mezzo fino all'età maggiore. Poi abbiamo delle attività di ginnastica in acqua, abbiamo ragazzi che nuotano facendo anche delle attività continuativa come il swim team, la propaganda, quindi bambini da elementari dai 5 anzi anni fino ai 18 che fanno gare, fanno un circuito della fine, anche del CSI. Noi abbiamo quest'anno, proponiamo 8 gare praticamente ai bambini e ai ragazzi del nostro circuito. Poi abbiamo 14 agonisti che sono il nostro punto finale, ma è iniziale, diciamo, quelli che fanno le gare dell'agonismo e niente, loro faranno 8 gare sicuramente, più una serie di meeting e di circuiti vari. E poi abbiamo ancora una grande attività che sono quelle dei master che quest'anno sono cresciuti. Io ho scritto dei numeri che Mirko ha visto, ma adesso non me li fa dire perché mi ha tenuto qua in piedi, quindi non ce li ho, però sono, mi ricordo questo numero che mi ha sconvolto anche prima, perché sono 44 master. 44 master
iscritti. Dopo, chiaro, non tutti fanno magari le gare, però è una cosa molto, molto bella che sia cresciuto questo movimento dei ragazzi, degli adulti, diciamo, e che vanno dai ragazzi di 20, così 20 anni, fino a persone della nostra età, posso dire nostra età? Della tua età. La nostra età, cioè, la tua età, nostra. Cristiana, digli. Sì, esatto. Su, non mettermi nel calderone. Interessante la nota agonistica. Credo sia importante rimarcare l'importanza di questo impianto che abbiamo ad Agordo per quanto riguarda il sociale. Questa mattina ne abbiamo un esempio concreto in vasca, tra l'altro, Cristiana. Sì, assolutamente. Questo qua è un bellissimo punto anche di incontro, di aggregazione, dove si cancellano qualsiasi tipo di barriere, viene cancellato e viene abbattuto. Qua ci si mette veramente a nudo e con un modo, secondo me, anche un po' leggero e rilassato, e si riescono veramente a fare belle cose. Quindi è un bel ambiente per tutti, protetto dall'acqua, un ambiente rilassante. Dopo, insomma, voglio dire, ecco, ricordo sì, che con noi ci si diverte sempre. Ricordo che ci si mette a nudo era una metafora, perché sì, si usa il che costume, non venga, no? Sì, sì. Poi, è obbligatorio, no, costume e cuffia, poi mi raccomando. Viene fuori un macello, quindi si mette a nudo era un modo di dire. Esatto, ecco, esatto. Perfetto. Il più tecnico dei tre è sicuramente Giorgio, cioè se si rompe una pompa dell'acqua, il primo numero di telefono che chiamano non è quello di Cristiana, ma è il tuo. Sì, sì, sì. Beh, è vero? Veramente, sì, sì. Eh? Se si rompe qualcosa, sì. O tu dirai, perché questa introduzione? Cioè, trapponi questa domanda. E adesso io ti do la risposta, perché voglio sapere come sta andando tecnicamente, come sta andando con il solarium, come sta andando con i lavori che sanno da fare. Una domanda complicata, eh? Una domanda complicata, sì. Allora, tecnicamente sta andando bene. Stamattina abbiamo avuto il nostro tecnico che viene mensilmente a fare le analisi dell'acqua, proprio stamattina, ed è tutto a posto. Quindi, come al solito, cioè, non abbiamo mai riscontrato valori fuori della norma. Quindi dal punto di vista tecnico va bene. Sta andando bene anche l'impianto, diciamo adesso. Con l'Unione Montana abbiamo un filtro da sostituire e questo verrà cambiato, e per i lavori c'è la speranza concreta che la primavera del prossimo anno inizino i lavori e entro il 2025 si concludano. Ricordiamo cosa si prevede, si, Giorgio? Si prevede un ampliamento della struttura con una vasca didattica di 10 metri per 5, e al piano superiore, appunto, dove verranno fatte attività anche queste dei disabili, con l'acqua più calda, quindi in un ambiente più protetto, dove verranno fatte tantissime altre attività come i bebissimi, come la nostra fisioterapia, e all'ambiente al piano superiore abbiamo intenzione di fare una sorta di spa, comunque un centro benessere con sauna, bagno turco e zona relax. Quindi bellissimo. Se questo venisse concretizzato entro la fine del 2025, per noi sarebbe una cosa molto importante, molto, molto positiva, anche perché saremo anche, tra l'altro, l'unica piscina in provincia, l'unica piscina pubblica ad essere dotata di questo. Insomma. Facciamo il tifo per voi, su questo non sì, c'è dubbio. Grazie. Cara Cristiana, adesso invece con te parliamo di un argomento a te molto, molto caro. Che differenza c'è tra baby e bebissimi? Allora, i baby sono tutti quei bambini in età prescolare, quindi dai 3 ai 6 anni. I bebissimi invece partono dai 18 mesi e arrivano ai 3 anni. Differenza sostanziale: i bebissimi ovviamente entrano in acqua con un genitore, i baby entrano in acqua da soli con l'istruttore. Quindi è già un cambio importante per un bambino lasciare fuori il genitore e accettare l'istruttore e i suoi compagni. Potrebbe sembrare un conflitto di interessi, ma non lo è. Però Cristiana è la persona ideale per rispondere a questa domanda. Oddio. La mamma. Sì. La mamma sta chiedendo: come mi comporto con mio figlio quando lo porto in piscina? Avendo tu 2 baby, uno di 2 e uno di 8 mesi, ci puoi dire come ti comporterai da mamma? Ma guarda, io li porto e sono felicissimi, quindi niente, costumino. Per ovviamente i bambini più piccoli esistono i pannolini contenitivi, quelli apposta che non si gonfiano con l'acqua, ma
intrattengono in modo da non, insomma, sporcare l'acqua, e basta, si portano in acqua, e l'unica cosa che un genitore deve fare è intanto rilassarsi, non aver paura e divertirsi col proprio bambino. Questa è la cosa fondamentale. Quindi già dagli 8 mesi, ho capito giusto? Sì, bambini possono entrare in acqua prestissimo. Poi noi li prendiamo dai 18 mesi per questioni di spazi e di ambiente, di acqua e di tutto. Appena avremo la vasca didattica, allora potremo partire ben prima. Però i bambini possono entrare prestissimo. Il tuo è stato un parto in acqua? No. Così. Ci ho provato, se dicevi di sì, potevamo raccontare questa esperienza. Ma anche no. È andata male, è andata male. A te non lo chiedo. Erano altri tempi quando tu diventasti papà. Brava Cristiana, brava. Si è fatta, si è vista. Sì, sì. No, ma è proprio quello che diceva prima Giorgio, è la differenza che potrebbe esserci con la vasca piccola, è proprio questa, che noi possiamo a quel punto dirottare una serie di attività che facciamo qui nella vasca grande, che sarebbero più adatte, e in più creare qualcosa di nuovo, perché noi i bambini dai 6-7 mesi fino all'anno e mezzo non li facciamo per una ragione proprio di temperatura, di ambiente, eccetera. Invece in questo caso avremmo una cosa in più da poter proporre. Dovremmo rivedere comunque anche tutto il nostro modo di condurre questa attività dei piccoli, però sarà sicuramente una bella avventura. Quindi praticamente Marina è venuta qui, vi ha fatto l'intervista, e oggi tu la cosa più bella che hai saputo dirmi è: perché non è venuta Marina? Cioè, ti sembra corretto nei miei confronti? Così. Beh, no. Siamo anche amici, tra l'altro, sì. Credo. Eravamo, sì. Boh. No, ma è stata un'intervista veramente bella. Io mi sono divertito con Marina, ci siamo divertiti io e Roberto. Ah, perché con me t'annoi? No, mi diverto anche con te, ma se permetti, ho delle preferenze. Beh, insomma, ci spero. Non siamo tutti uguali, no? No, è stato un argomento anche carino, è stata una cosa... Infatti io l'ho risentito ed è stato veramente... Bello, anche perché abbiamo trattato delle cose anche un po' vediamo di farla tornare, allora. Senti, perché venire in piscina, Cristiana? Ma perché, dove ti diverti se non qui con noi? Dai, poi fa bene. Giorgio! Ci sono gli SDC. Ci sono gli SDC. Esatto. Cosa prevede poi la scaletta? Gangs? Sì, dopo... Creedence Clearwater Revival. Comunque, tu hai la faccia da Creedence Clearwater Revival. Sì. Sì. Comunque tutto rock. Comunque. Tutto rock. Allora, ti chiedo che preferenze musicali hai, perché potrei rimanere scioccato venendo tu da Milano, quindi non so cosa ascoltavi in quegli anni. Io ascolto da quelli, partendo da... Sempre quelli, però. E poi vado avanti. Io vado anche avanti. Sento tutto, detto la verità. È importante la musica in piscina, sì, Roberto? Beh, ha una sua importanza quando non è troppo forte. Vabbè, questa era... No, perché ieri abbiamo fatto passare un attimo la... È troppo alta. La quasi, era un pochino, c'era cioè la con una musica bella. Loro si divertivano, giustamente, però non riuscivamo più a comunicare con i bambini perché c'era questa concomitanza, però bella la musica, anche tante volte sarebbe, cioè, una cosa che si può usare anche come terapia, sì. musica terapia. Bellissima questa immagine, guarda che bella. Io quando voglio stare tranquillo metto la musica. Che meraviglia, la piscina. È nostra questa, eh? È nostra, è a Dagordo. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie. Ciao Giorgio. Ciao. Cristiana. Ciao. Dove sei? Sono qua. Passare da te è veramente difficile. Cioè, continua, No, no, ma non è che io sia, sia molto lontano dalla tua categoria, cioè, è che io sono dietro, ma è la stessa cosa. Ciao, dove sei? Marina, a me è difficile. Marina, ancora Marina. Basta con sta Marina. A me è difficile. Sono Mirko. No, appunto, dico, per forza poi vogliamo la Marina. Scusa. Mi hai chiamato Marina. Ciao, ragazzi. È stato un piacere. Ciao.